al lupo nero, tutto il villaggio ti attende, torna al lupo nero, torna da noi, torna. Uno che faceva sempre una perlustrazione tutte le notti. Si trattava di Teodoro, Teodoro il guardiano del villaggio. Sono Teodoro, il guardiano del villaggio. Saltava fossi! E senza neanche un dente. Perché c'era un'ombra nera silenziosa con un grosso sasso sulle spalle che si avvicinava mina. Mina! Ciao! Dammi una pentola, gallina. Una pentola? Serve pure una pentola per fare una zuppa. Una grossa zucca che sembrava un gigantesco pallone lo prese e bam! Lo lanciò direttamente in meta! E un altro ancora vide che c'era una gigantesca patata e quella patata si poteva trasformare in un pallone da rugby. Ciao, si, to, pe, gira, 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 pa! E lanciò perché... Quando la zuppa fu bella e pronta, la diede a tutti quanti. Amico dei sassi, te ne vai già? Io qui ho finito. Me ne vado. Tutto il villaggio ti attende, torna al lupo nero, torna da noi, torna al lupo nero, con il tuo sasso del mistero, torna al lupo nero, torna da noi, torna al lupo nero, tutto il villaggio ti attende, torna al lupo nero. Torna da noi, torna al lupo nero, torna al villaggio tutto intero, torna
al lupo nero. Torna da noi, torna al lupo nero. Tutto il villaggio ti attende. Torna al lupo nero. Torna da noi, torna al lupo nero. Torna al villaggio tutto intero.